E la ciurma, io sono Mazzetta e ben ritrovati qui su Expeditions Viking. Allora, purtroppo mi sono in parte spoilerato il fatto che, uno, dovremmo essere abbastanza vicini alla fine del tutto, e due, quello abbastanza lo sappiamo, e due, potrebbe essere abbastanza difficile la battaglia che abbiamo adesso da affrontare, perché Hrothgarda è abbastanza tostarella. E tra l'altro è forte con l'arco, per cui, qui ci sono vari modi per approcciarla e direi che forse quello dritto è il migliore perché... Allora, saranno parecchi loro, 2, 4, 6, 8, sembra. E sono... cioè, Hrothgarda è molto forte perché ha sia arco che armi normali, ma applica veleno. Per cui ero andato a vedere solo a che punto eravamo, ma mi sono spoilerato sta roba qua. E niente. Gruppo di vichinghi vestiti con i colori di Skule stanno lottando un gruppo di guerrieri di Aetherred morti di recente. Usa il banner di Aetherred per pulire del sangue da una lunga spada. Hrothgarda. La riconosci subito. Pensavo che sarei incontrato, se sarei incappata in te qua. Farei la prima aggressiva. Tu piccola merda. Scacchiera implacabile. Ho sempre sentito la sua brutalità senza senso, che... cioè, ho sempre percepito che l'avrebbe ucciso la sua brutalità senza senso. Vai quindi, aspettavo da molto questo. Vediamo se vivi alle mie aspettative. Allora, visto che lei ha il veleno ed è con l'arco, andrei con uno. E in realtà con due anche andrei per... Cavolo, non ci arriva lui con lo scudo. Oh, metterei lui qua protetto e... Roskva... Metterei qua se possibile, non è entangled, vero? O no? Vediamo se si riesce. No, loro avanzano tutti, fortissimi ovviamente. Qua a fine che mi circondano di brutto. Attivato interrupting, ma è stupido. Al demoralize no. È stato demoralizzato, cosa non l'ho visto. Ah no, lei va proprio di arco. Cazzo! Zer! Oh sì che è una battaglia difficile questa. Abbiamo perso! Abbiamo perso così! Senza neanche iniziare, the fuck? Vediamo un attimo se riusciamo a... No, 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 vediamo un attimo un corno, alt F4. Ci vediamo tra 2 secondi. Allora, abbiamo visto che non sarà semplice co come potevamo... Cioè, sapevo che era difficile ma non pensavo così tanto. Allora, intanto l'acqua... proviamo a mettere delle robe che possono servirci. Tipo un corno. Non abbiamo niente, però non abbiamo mai craftato niente. Nulla. Proviamo. Io andrei comunque subito addosso a lei.
Allora, adesso siamo più vicini, per cui teoricamente dovremmo riuscire ad avere abbastanza possibilità di andarle addosso con tutti e impedirle di andarsene a spasso come piacerebbe lei. L'ho tirato giù. Però se riuscissimo a tirare giù almeno lei, cioè uno nel primo turno ci può stare. Due no, magari, eh. Due no, magari. Ho detto due no, magari. Porca d'una miseria ladra. No, come l'ha mancata? Porca pupazza. Ok, loro sono caduti, ma... Roscoe adesso diventa completamente inutile, praticamente. Fai un demoralize, che almeno agli arcieri dovrebbe far bene. Shield Duke mi tira giù a Slaefer. Mi tirano giù a Slaefer. Siamo 7 contro 1, contro 2 metti. 7 contro 1. È demoralizzato, facciamo un cure su di lui, così non gli toglie e demoralizza. E che posso fare il doppio. Andiamo solo il 39, andiamo sul 93. Forse non è una buona idea attaccare direttamente su di lei, non lo so. Vedete che siamo qua, tanto è persa. Proviamo di nuovo. Se non fosse che è così lento, ma così lento a caricare, porca pupazza.
Allora, farei un'altra cosa in realtà. Mettiamo un'armatura più forte anche se ci limita il movimento. Vediamo un po'. Proviamo ad arrivare da sotto. Così almeno magari riusciamo a... pizzicare quei due prima che... non arrivino tutti qua. Adesso ci attacca il veleno d'aria. Kaiser, cos'è sta storia? Ma fa un danno della miseria? Ma l'avete vista? Ma ah, un revive lei per fortuna. Però gli altri due sono messi malissimo, comunque. Allora, tu fai col doppio, 52 e 58, solo ci... proviamoci comunque. Dai! Vabbè, ma allora siamo anche sfortunati, porca pupazza, dai! Torna indietro a fare scudo agli altri. Se possibile, cioè tu io riesci a fare un passo indietro? Chi ci scioglie? Cavolo Gunnar, no! Non riesco a salvarli tutti. Beh, comunque è già andata molto meglio che non prima, per ora. Missed, ok. Gunnar, c'hai per caso l'acqua? No. Beh, usa questa comunque. Poi Roskva, tu cura Ketil. Awesome, thanks.
E se arretrassimo tutti, scusate. No, tu muovi qua. E fai l'interrupt. Fai il anticipate opening Gunnar. Favoriti da Thor. Ah, aspetta, posso dare a Roscoe la possibilità di curare ancora. Anticipate opening e vediamo che succede. Però sicura brucia. Ah, in più era anche avvelenato, vero? Vediamo un po' che succede. Insomma, possiamo andare addosso perché lei ha una cosa attiva. Fire al 52%. Se invece facessi... No, questo non può. Ma lui qua ha messo? No, ha messo abbastanza. Allora, facciamo così. Cavolo, l'avessi fatto su lei magari. Ma lui non ha anche la cura, no? No, tutti spotted di nuovo. E sai quanto cavolo di danno ci fa quella? Ancora un revive con l'altra, se non altro. Allora. No, cavolo, non ci arrivi? Perché gli ho messo le armature tutti più toste, porca miseria. Andiamo di sasso intanto.
Poi vai qua, vediamo perché mi tengo per buono il fatto che abbia il... la possibilità di fare la doppia azione lui. Grande! Grande! Mi è sempre demoralizzato o no? Oh, lei è in cover, ovviamente. Se andassi col doppio avrei 70 e 70. Andiamo di doppio. Dai, Kaiser! No, Roscoe è meglio che stia qua. Fai un demoralize, Roscoe. Che cure non ne hai più. Io farei che un ispirare lui, allora. Allora, ce la stiamo giocando di sicuro meglio sto giro. Ottimo. Rimane qualcosa che posso fare? A Slay farà ancora tutto. La roccia non può mandare, però facciamo un anticipate opening. Gunnar non può fare niente, mi sa. Roskva è... Ah. Ma non arriva nessuno. Proviamo a mandarla qua, vediamo che succede. Se riesco a... No, non riesce. Aveva messo solo in mezzo ai piedi. Porca miseria. Mettiamo Nefia davanti a coprire. E a Slay perché ho lo scudo. Gunnar, mettiti qua che non so se... Ok, ha smesso di bruciare Gunnar. Almeno. Anche lei fa demoralize? The fuck? Riesco a caricarlo ancora, porca miseria. Se lo mando là è troppo esposto. Io nel dubbio mi terrei dalla gente nelle retrovie comunque. Ma un 28% ma noi ci proviamo lo stesso. Grande Ketil, ci fai sognare, ci fai sognare. Se ispirassi lui. Almeno così. Se le andasse addosso ci prendiamo il tiro d'opportunità.
Grande Ketil. Ci va il 29%. Dai, vediamo cosa succede. Ok. Onesto, però mi sa che non hai più molte carte da giocarti, sai, bella mia. Tanto mi sa che non crepa sto giro, eh. Guardate come si muove, scapperà come l'altro. 100%. Ah, la Namding Tincture però ci ha salvato di brutto, eh. Riesce a scappare in mezzo alle sue linee, infatti. Quando il combattimento è finito, le ultime forze di Osred sono sconfitte. Non si trova assolutamente tra i morti. Nessun segno di lei, se n'è andata. La prenderemo la prossima volta. Sì, non se ne andrà così facilmente. Se la incontrassimo di nuovo. Andiamo, la battaglia sembra terminata. Aetherred ha catturato Osred. Ok, ce l'abbiamo fatta, raga. Dopo tutto questo, questi tentativi, no, andando di sotto e giocandocela un po' più con l'attenzione è andata bene. Prima eravamo tutti concentrati a tirare giù lei, invece tenendola per ultima è andata bene. Nulla, ci vediamo nel prossimo episodio. Io vi invito come al solito a lasciare un mi piace, un commento, iscrivervi se siete già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.